Buongiorno. 66 docenti precari, patrocinati dall'avvocato Silvia Bertone, hanno ottenuto dal giudice del lavoro del Tribunale di Vercelli il riconoscimento dell'anzianità economica e giuridica e il diritto a percepire gli scatti stipendiali di anzianità maturati. Ce ne parla la coordinatrice provinciale della Gilda, Barbara Tricelli. Sì, finalmente sono molto soddisfatte. Dopo 3 anni, perché questa è stata purtroppo l'attesa, siamo riusciti comunque ad ottenere una importante vittoria per 66 docenti precari. Avevamo chiesto anche la stabilizzazione, ma diciamo per il momento la sentenza favorevole ci è giunta favorevole per la progressione stipendiale. E quindi, dopo la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Vercelli, il MUR e l'ufficio territoriale dovranno risarcire i docenti pagando una cifra abbastanza consistente che ammonta a 356.000 euro. E quindi insomma, sia io che l'avvocato insomma, siamo soddisfatti di questa sentenza e abbiamo l'intenzione, questo l'avvocato lo spiegherà, di proseguire impugnando e chiedendo anche la stabilizzazione. Quindi l'avvocato continuerà il ricorso? Il ricorso continuerà in appello per diciamo, ottenere il riconoscimento o della stabilizzazione o quantomeno di un risarcimento del danno a favore di tutti quei precari con diciamo, un'anzianità di lavoro quantomeno superiore ai 36 mesi e che sono stati destinatari di una lunga serie di contratti a tempo determinato e peraltro insomma, ci sono anche per esempio delle persone che sono andate in pensione da precario, quindi la situazione è veramente, veramente grave. E quindi adesso porteremo la causa in appello per ottenere diciamo, questo tipo di tutela, di giustizia e soprattutto perché alla luce della sentenza della Corte di Giustizia anche in Italia dovrà essere applicato questo tipo di principio, perché comunque anche nell'ambito del diritto pubblico, nel pubblico impiego, possa essere applicata la disciplina ormai pienamente operativa nell'ambito del diritto privato, che la reiterazione, per la quale la reiterazione di contratti a termine per più di 36 mesi debba per forza comportare l'automatica trasformazione del rapporto di lavoro da determinato in indeterminato. Avvocato, i tempi quali saranno secondo lei? I tempi? Bella domanda, perché per ottenere un riconoscimento in primo grado abbiamo dal 2011 abbiamo presentato il ricorso, quindi abbiamo atteso diciamo, parecchio e speriamo che la Corte d'Appello sia più celere, insomma. Quindi magari faranno in tempo a passare di ruolo con il nuovo decreto prima di avere una risposta dalla Corte d'Appello? Magari sì, tutto dipende anche dal governo quando metterà un nuovo decreto, insomma. Bene, ringraziamo l'avvocato Bertone e la coordinatrice Tricelli e un saluto da Gilda TV.